sono quelle domande a cui non è difficile rispondere. Quando l'abbiamo fatto, l'abbiamo costruito tra l'altro in un tempo lungo, no? Cioè questo inizio in cui appunto Mussolini, in modo un po' d'attore dilettantesco, insomma, sfida Dio, e poi c'è questa fine. Ma nei vari temi sicuramente questo percorso testardo, cieco, e anche pieno di coraggio di questa donna, che però non capisce che in questa sua pretesa va verso la sua distruzione, quella del figlio. È chiaro, quello è una vicenda privatissima, insomma, appunto dicevamo, che gli storici, a cui accennano con poche righe gli storici, però è chiaro che attorno a lei c'è questa prima, dopo e contemporaneamente questa figura di questo pagliaccio, terribile pagliaccio, che però si presenta da prima insieme a lei e poi proprio sul palcoscenico a cui lei vuole accedere senza... Queste sono... Io ho seguito la strada della sua rovina, della sua disperazione, della sua tragedia, e come al solito mettendo dentro, ma senza troppi ragionamenti, anche una storia in parte dell'Italia. Chi era per te Mussolini? Attraverso il film, non dico come... Ma in fondo io sono nato con la guerra, no? E quindi ho respirato qualcosa di, insomma, un'atmosfera di antifascismo durante e dopo. Mio padre era moderatamente aveva accettato il fascismo perché era un avvocato, e quindi anche lui aveva la sua camicia nera, ogni tanto c'era questa buffonata ma lui le considerava così, insomma. Qualche volta all'anno si dovevano mettere in camicia nera, e quindi il Mussolini io l'ho sempre vissuto in modo grottesco, appunto un pupazzo, quando poi invece ha fatto delle cose ben diverse, insomma. E poi ho il ricordo appunto di mia madre e della famiglia di mia madre, che appunto negli anni 20 avevano aderito al fascismo proprio per questo terrore del comunismo. L'ordine, queste cose, avevano ubbidito, avevano aderito senza nessuna militanza, però quell'adesione molto diffusa di tutta, tutta una, soprattutto piccola media borghesia, che poi sono loro che hanno sostenuto il regime, e poi fino, lo dicevamo ieri, fino al referendum, dopo che questa casa regnante si era coperta di vergogna, però tanti votarono per la monarchia, cioè c'era un tale timore che potesse... Lo disse Eugenio Scalfari, che poi è sempre stato un filo comunista, riformista, che allora votò per la monarchia, tutta la mia famiglia votarono per la monarchia, insomma, la vergogna delle leggi razziali, per noi moralisti, perché moralismo? Questa fuga di questa famiglia reale, fuga Brindisi, no? Ma la vergogna non bastò a che la metà degli italiani votassero ancora per loro, insomma, quindi per fortuna ha vinto la Repubblica, insomma.